Welcome back, ragazzi! Nuova mezzanotte, nuovo giro, nuovo regalo. Siamo al giorno 19. Dicevo, nell'ultima puntata purtroppo non abbiamo assistito a nulla di veramente spaventoso. Però prosegue il nostro viaggio verso l'ignoto. Parlava del Carillon. Porca di quella puttana. Questo non me l'aspettavo. Questo non me l'aspettavo. No, basta. Una sola. Chissà. Wow. Veramente interessante. Però io direi di tornare nell'ultima stanza che abbiamo aperto. La stanza con le due porte, una delle quali era lo shortcut per la piccola serra. Quindi, gambe in spalla. Oddio! Avete visto, ragazzi? Avete visto anche voi? Però questa non sembrava la ragazzina di cui vediamo e avvertiamo la presenza. Questa era un'entità diversa. Vi giuro, in questo momento c'ho la pelle d'oca, ragazzi. Ve lo posso assicurare. Era un'entità molto diversa. Mentre la bambina brillava, aveva una luce pallida che emanava, la figura che abbiamo visto un attimo fa era avvolta in qualcosa che sembrava oscurità. No, non sprecherò il mio ultimo fiammifero per questa candela mangiata e consunta. Tanto ci vedo lo stesso. Pensavo di aver perso dei fiammiferi, invece non ho perso proprio niente. Non c'è proprio un cazzo in questa stanza. Dicevo, quell'ombra che abbiamo visto era tetra. È molto sinistra, ragazzi. Decisamente un altro tipo di presenza. È decisamente tutto tranne che rassicurante. Bene. Fatalità, noi abbiamo già finito le batterie che avevamo trovato. Alla faccia delle Duracell. Siamo a due. Forse il nostro amico clown ha avuto un attacco di noia e ha deciso di fare un giro a divertirsi. E la cosa è
Non mi tranquillizza per nulla, ragazzi. Ma per nulla. Là il gatto. Oh mio Dio, quel gatto. Non ha niente di meglio da fare, quel gatto. Però, se non sbaglio. Iniziano a ripetersi anche gli eventi. No. No, ragazzi, bisogna sbrigarsi perché la barra verde è terribilmente bassa. E questa risata pazza e isterica. Una mezza idea su chi l'ha fatta. Inizio a farmela. Trovarsi il clown sdraiato nel nostro letto sarebbe stata una chicca, ragazzi, ma magari quella che ci hanno riservato gli sviluppatori è addirittura migliore. Vediamo. Sala del tè. Oh, vediamo un po'. Qui si erano animati i giocattoli. Ogni sussurro, che tanto sembra un richiamo, la barra ha un lieve calo. Però. Oh. Grazie, amico mio. Grazie del suggerimento. Per cucina si intende la stanza col frigo o questa? Qui non c'è nulla. Addio, nostro ultimo fiammifero. Ma volevo vedere se per caso. No, non è questa la cucina. Sarà quest'altra. Oddio, no. No. Per un attimo ho temuto il peggio. Ma non è neanche questa la cucina. E quindi? Abbiamo dei rumori che venivano dalla cucina. Ma. Oh, no, direi che è questa la cucina. E siamo terribilmente chiusi dentro alla cucina. E non abbiamo neanche un fiammiferino. Maledizione. Neanche stando al buio succede qualcosa. Beh, tanto con questa luce infima non cambia molto, ragazzi. Però io non capisco, forse un cassetto?
Deve essere il frigo, è l'unica cosa interattiva, ragazzi. Oh. Ok, perfetto. Doveva essere il frigo. Ora, però, ci serve anche... Ah, questa. Ora possiamo continuare. Un'altra chiave. Forse questa porta. No. Allora... Questa. No. Oddio. Oddio. Bene. Maledizione, neanche questa. Sentite come assimiliamo. Ma ho guardato prima. Ah, nonsense. Ottimo, perché ragazzi, da quanto ansima il nostro amico e dalla barra sotto la metà. Potevamo essere prossimi a un secondo game over. E non mi sembrava il caso. Bene, ragazzi. Non abbiamo scoperto di chi è stata quella orribile risata macabra e sinistra. Però, anche per oggi, per questa notte, abbiamo avuto la nostra dose. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguiteci sempre. When I awoke last night, I thought I heard children laughing in the house. Linda was fast asleep. Otherwise, I'm sure she would have freaked out. Ci vediamo la prossima Midnight.